massimo 2 anni, perché altrimenti sarà una bella norma spot, ma non cambierà assolutamente nulla. Quindi con coerenza voteremo contro l'emendamento del collega Farina a favore dell'aumento di pene, ma con l'attenzione, la clausola che mandiamo al governo che non è sufficiente, non basta, da domani mattina non cambia assolutamente nulla, da domani mattina il ladro continuerà a derubare, a rimanere impunito e il cittadino continuerà a sentirsi vittima di una normativa sbagliata e di uno Stato e di un governo che anziché essere amico del cittadino viene percepito dal cittadino come un nemico. La ringrazio. Adesso chiede di intervenire il deputato Sisto. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Poiché in materia di norme penali la coerenza del legislatore a Forza Italia sembra un dato irrinunciabile, le stesse ragioni che ci hanno portato a votare contro l'ingiustificato aumento di pena per quanto concerneva lo scambio politico elettorale di tipo mafioso coniato da quest'Aula soltanto pochi mesi fa ci induce invece a essere attenti su questo aumento di pena che riguarda reati effettivamente inquietanti per quanto concerne la quotidianità dei cittadini. Ecco, così il diritto penale ha un senso, allorquando il fenomeno ha una recrudescenza così importante da compromettere addirittura la normalità delle abitudini di vita dei cittadini, è giusto che il legislatore penale intervenga con un incremento di pene e soprattutto con un nuovo regime in materia di circostanze attenuanti che mi sembra possa essere un buono strumento per il giudice per evitare le porte girevoli che in qualche maniera credo rendano inutile qualche volta la tutela penale su reati che così pesantemente incidono sulla vita di ciascuno. Mi sembra che quindi da questo punto di vista il voto favorevole su questa ipotesi possa essere in linea con, ripeto, la coerenza che abbiamo invocato nell'altro senso. Quindi credo che la proposta del Governo da questo punto di vista trovi Forza Italia assolutamente favorevole. La ringrazio, deputato Sisto. Allora, se non ci sono altri interventi, non mi pare, dichiaro aperta la votazione. Sul 4.150 i pareri sono contrari. Allora, Duva, ci siamo? Sì, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 23, contrari 405, la Camera respinge. Siamo all'emendamento 4.50, Daniele Farina, i pareri sono contrari. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione.